Vice Sindaco, una sfida ecologica per Torre Grotta. Eh sì, siamo il primo comune della regione siciliana a installare queste isole intelligenti. Siamo riusciti attraverso un bando finanziato dall'ANCI Coreve, Consorzio Recupero Vetro, ad avere tre di queste isole intelligenti che sono piazzate in tre piazze, scusate il gioco di parole, del comune di Torre Grotta, dove c'è anche una certa movida e quindi una raccolta di vetro. Queste isole che voi vedete hanno una caratteristica, c'è qui uno scanner laser, con la tessera sanitaria scannerizza il codice a barre, prende il codice fiscale, dopodiché si inserisce la bottiglia, lui la pesa, la svuota e nel frattempo via wifi viene comunicato sul portale del comune. Quindi noi al comune sappiamo in tempo reale che quel codice fiscale a quell'ora ha depositato X grammi di vetro. La cosa importante perché intanto abbiamo un indirizzo della Comunità Europea che ci dice che per il 2030 dobbiamo essere in grado di riciclare il 90% del vetro, ma forse la parola riciclare col vetro è sbagliata perché dovremmo riutilizzarla. Perché per esempio la plastica si può riciclare una o due volte, dopodiché è inutilizzabile. Invece il vetro è riciclabile all'infinito. Da 100 kg di vetro si fanno 100 kg di vetro. Per cui questo qua diventa un imballaggio che diventa indispensabile, non solo per noi ma anche per le generazioni future, perché l'imballaggio di vetro non inquina, non sporca il mare. Se viene disperso anche nel mare, sabbia era e sabbia ritorna a essere. In questo momento noi stiamo anche testando per il 2024 queste macchine, nel senso che vedremo come funzionano, quali caratteristiche hanno, se hanno qualche problema. Dopodiché per il 2025 il deposito di vetro diventerà un ecopunto, degli ecopunti che poi a fine anno serviranno per uno sgravio sulla tassa Tari. È come se noi da dentro, invece di mettere del vetro, alla fine mettiamo tanti soldi spicci che poi ci ritroveremo magari come dei soldi sani da pagare in meno sulla tassa Tari. Diciamo, è un esempio virtuoso da diffondere anche in tutta la provincia di Messina. È un esempio virtuoso da diffondere. Noi, almeno mi diceva l'ingegnere del Coreve, siamo il primo piccolo comune a installare queste isole. Mi risulta che sia Catania che Milazzo hanno anche intrapreso questa la strada delle isole intelligenti, anche perché con la possibilità di avere uno sgravio sulla Tari attraverso il sistema del pesaggio, del wifi, dell'individuazione dell'utente che ha inserito quel vetro, alla fine avendo un guadagno o quantomeno una minore spesa sulla tassa rifiuti, alla fine diciamo ci guadagna anche l'utente e quindi alla fine è un circolo vizioso ma positivo. Va bene, che ci permette di inquinare meno l'ambiente e far risparmiare qualcosa ai nostri cittadini. Tenuto conto anche un'altra cosa, questa è una zona di movida. Su quel gazebo in fondo spesso è pieno di bottiglie di vetro. Quelle bottiglie di vetro purtroppo lì sotto vengono buttate via come se fosse indifferenziato. Noi in questo momento conferiamo l'indifferenziato in discarica a 380 euro a tonnellata. Quindi significa che ogni 1000 kg noi paghiamo 380 euro, ma non noi, io Michele, io assessore, noi cittadini di Torre Grotta. Per ogni 1000 kg che noi raccoglieremo con questa macchina pagheremo 380 euro in meno di indifferenziato e sono costi che vengono in meno anche ai nostri cittadini che purtroppo poi debbono essere, cioè se noi li paghiamo debbono essere riversati sulla tassa Tari, quindi pagano i nostri cittadini. Più risparmiamo, meno pagheremo anche di tasse sui rifiuti. Veramente dobbiamo rispettare e amare la natura. Nell'ultima enciclica Papa Francesco ha ricordato il valore di ciò che Dio ha creato e ci ha consegnato. L'enciclica si chiama Laudato Si, riprende un'espressione di San Francesco d'Assisi che amava veramente il bene che è la natura, che considera come un bene comune. Quindi anche l'utilizzo del riciclo del vetro ci permette soprattutto di valorizzare bene quanto il Signore ci ha consegnato.